Ciao amici, il mio consiglio di lettura per questa quarantena si può evincere dalla maglietta che indosso e sono felice anche di averlo ricevuto in questa nuova versione che aspettavo da tanto tempo. Come potete vedere, è molto a tema su ciò che ci sta toccando in questo momento, per quanto nella narrazione dell'ombra dello scorpione si parli di un tipo di epidemia molto più flagellante, molto più definitiva, molto più estrema e molto più carica di significati. È un libro meraviglioso che io addirittura ho nella prima short version pubblicata in Italia, dove non c'erano, si può notare dalla differenza di pagine, mancavano tantissimi contenuti, King fu costretto a tagliarlo. È un libro che non parla solo di quarantena, di epidemia, ma parla di umanità, tantissimo, di divisione fra il bene e il male, di direzioni da prendere, ha dei personaggi straordinari. Io lo considero, come del resto il suo autore, un po' il suo libro simbolo, quello che racconta qual è la sua filosofia, sia di narrazione, sia qual è la sua idea di universo, universo narrativo, ma anche universo reale. C'è moltissimo, è un libro che potremmo definire datato, invece è attualissimo. Si svolgeva originariamente negli anni 80, in questa versione si svolge negli anni 90, non cambia nulla. Il mondo è quello che è, quali che siano i supporti che utilizziamo per viverlo e per sfruttarlo. Quindi il mio consiglio spassionato è di leggere e di rileggere per chi ha letto la vecchia versione, perché questa nuova è ricchissima, L'ombra dello scorpione di Stephen King, e riconciliarsi un po' con ciò che è lo scibile umano. E per il resto ci vediamo fuori.